In un momento di crisi come questo, Remedios ha accolto subito la richiesta di venire in aiuto delle persone anziane e dei più bisognosi della città. Sì, siamo scesi in campo sin da subito per aiutare le persone più bisognose in questo momento di emergenza. Cosa fate in particolare? Allora, noi in questo momento col comune di Celli e Messapica facciamo distribuzione farmaci, ritiro ricette dai medici e in più operiamo anche con i nostri utenti privatamente. Come si svolge la vostra giornata? La nostra giornata si svolge con l'inizio di tante telefonate, tanti incontri, anche telefonate di supporto, perché la gente ha tanta paura e ha bisogno magari di essere un po' rassicurata e in questo momento così. Come sta rispondendo la città e le attività, come stanno rispondendo a questo vostro servizio? Sì, da una parte il nostro servizio è comunque abbastanza delicato, perché andando in giro per varie famiglie, per varie case, anche noi siamo un po' preoccupati per possibili contagi, però diciamo c'è l'aspetto anche lieto delle nostre giornate, perché molte attività ci hanno contattato per donarci chi zeppole, chi colombe, chi come il Rotary, le uova pasquali da poter donare in un momento di difficoltà come questo, sia alle famiglie indigenti ma anche a persone anziane che sono solo a casa e che purtroppo non vedono spesso i parenti, perché anche loro sono chiusi nelle loro case, e neanche quelle che magari potevano essere i loro badanti, perché anche loro rimangono diciamo chiusi in casa perché mancano di dispositivi di protezione individuale, quindi li allietiamo anche con momenti dolci oltre che con la nostra presenza. Per chi ancora non conoscesse il vostro servizio, cosa deve fare? Allora, in realtà noi ci siamo attivati già con dei siti social, anche un sito privato e Facebook e Instagram, e in più credo che anche passando presso la nostra sede, che si trova in via Lucania, nei pressi di Viale Aldo Moro, c'è un cartellone dove abbiamo indicato tutti i servizi e con un numero di telefono che è sempre disponibile 24 su 24. Grazie per quello che state facendo. Di nulla. Grazie a te. Grazie a te.